importante convegno a Pescara dove si parla di innovazione nella scuola. Siamo con il sottosegretario Davide Faraone. Come cambia la scuola italiana? Ma sta cambiando radicalmente, ma nel rispetto di una tradizione, di un patrimonio che è già importantissimo però in questo paese. Abbiamo una classe docente, dirigenti scolastici, un personale amministrativo che è all'altezza. Noi li stiamo dotando degli strumenti migliori per fare bene. Abbiamo aggiunto 3 miliardi e mezzo di euro nella didattica per gli interventi della scuola, abbiamo potenziato il numero di insegnanti, in Abruzzo abbiamo fatto anche un grandissimo investimento, abbiamo investito 4 miliardi di euro sull'edilizia scolastica e accanto a questo abbiamo introdotto un provvedimento da 300 milioni di euro per realizzare le scuole innovative che possano rappresentare la prospettiva, perché insieme a una nuova legge sulla didattica ci devono essere delle strutture, l'architettura scolastica che consenta alla didattica di poter funzionare al meglio. Un connubio vincente, sicurezza più innovazione. Sì, noi abbiamo innanzitutto a recuperare uno scarto col passato, abbiamo ereditato delle strutture scolastiche molto spesso fatiscenti e quindi stiamo investendo tantissimo per il recupero. Questo credo che sia il governo che abbia investito di più in assoluto sull'edilizia scolastica. Al tempo stesso dobbiamo programmare il futuro, non è detto che le due cose non possano andare insieme. Presidente D'Alfonso, raccontiamo la scuola di oggi e invece quella che immagina il Presidente D'Alfonso. Ma noi abbiamo contezza e consapevolezza che la scuola deve essere capace di formazione e educazione. La scuola che sta costruendo Matteo Renzi e l'onorevole Faraone è una scuola che prepara al futuro, è un'agenzia di futuro. Però c'è bisogno di fare investimenti e li stanno mettendo in campo. C'è bisogno di avvicinare la realtà scolastica al mondo del lavoro e si sta mettendo in campo. Adesso ognuno faccia la propria parte. Noi qui come Regione la vogliamo fare. Veniamo a confronto con i presidi, con la comunità degli studenti, degli insegnanti e naturalmente col governo nazionale. Alla stanga!